Presentato a Villa Filiani di Pineto dagli autori Giuseppe Lannese e Roberto Zarriello, il manuale di Digital Journalism per la scuola e il mondo dell'istruzione, un volume Zarriello che serve un po' a essere un compagno di viaggio per chi deve approfondire i temi di quella che è diventata la nuova forma del giornalismo, ma il giornalismo non perde la sua sostanza. Assolutamente no, è un libro pensato per i ragazzi, pensato per le scuole, pensato per l'università, che fa il punto di come e su come il giornalismo è cambiato in questi anni. Si parla nel libro appunto di giornalismi e quindi di varie evoluzioni del giornalismo, dei nuovi linguaggi, delle nuove piattaforme, di quelle che sono le basi del mestiere e, come giustamente dicevi anche tu nella tua domanda, si parla di come questo mestiere non sia cambiato dal punto di vista etico, dal punto di vista della deontologia. L'approccio al mestiere da questo punto di vista resta lo stesso. C'è un'evoluzione chiaramente importante per quanto riguarda appunto i linguaggi e le modalità con cui vengono prodotti e veicolati i contenuti. Giuseppe Lannese, come cambia il prodotto editoriale con il moltiplicarsi delle fonti e anche delle fake news che circolano sui social? Questo è anche un manuale, se vogliamo, di autodifesa. Assolutamente sì, intanto qui ci sono 30 anni di giornalismo, quindi non abbiamo dimenticato il giornalismo tra virgolette tradizionale, ma c'è un occhio, diciamo, privilegiato sul giornalismo digitale, in particolare quello scolastico, perché in Italia sono tantissimi laboratori in tante scuole che operano nel settore del giornalismo, per esempio i podcast, ma soprattutto poi è un libro che vuole insegnare ai giovani come usare il giornalismo, quindi come andare sul web in maniera corretta, come usare gli strumenti tecnologici in maniera corretta. Tanta esperienza inserita in questo volume, che è un libro che a me piace definire pedagogico, perché dentro contiene tanti elementi anche di media education. Da parte del sindaco di Pineto, Alberto Dell'Orletta, la sensibilità di aprire una location così prestigiosa come Villa Filiani ad un evento di grande importanza nella riflessione, lei che peraltro ha anche dei trascorsi da giornalista. Sì, assolutamente, l'abbiamo aperta, abbiamo messo a disposizione la sala di rappresentanza più importante del comune, perché ovviamente va riconosciuto il merito e l'attività che i due autori dell'opera hanno compiuto e stanno compiendo nel corso della loro agenda professionale. E in più parliamo di un tema che è oltremodo attuale, ossia quello delle tecniche giornalistiche abbinate con il settore della scuola, e quindi questo progressivo aggiornamento, diciamo, delle forme di comunicazione, che è assolutamente fondamentale in una società medializzata come quella nostra. Quindi sia la caratura degli autori che ovviamente l'importanza in senso stretto dell'opera hanno, come dire, necessitato un intervento in forma istituzionale importante da parte del comune ospitante.